perché era italiana ed era una donna, secondo me. Secondo me perché era italiana, perché era una donna e perché dopo ha fatto delle cose veramente straordinarie, però. Cioè non è una che poi è rimasta a occuparsi di costume, società, ma ha preso l'elmetto e è andata comunque in guerra e quindi, sai, ha raccontato delle cose difficili, è entrata nel suo privato, ha raccontato l'aborto, la voglia di avere un figlio in un modo in cui all'epoca era un tabù, ha raccontato appunto la frustrazione di non essere diventata madre per aver dedicato tutto alla carriera, ha raccontato la luna. Ha raccontato la rabbia per l'11 settembre che poi purtroppo è quello che è l'unica cosa che oggi forse è rimasta più famosa, diciamo, di Oriana, e quello che è stato interessante per noi è stato questo lavoro quasi archeologico di andare in un periodo di cui non ci sono grandi testimonianze video, ma andare a ricercare un periodo sconosciuto di Oriana. Infatti anche chi guarderà la serie all'inizio probabilmente non capirà che quella era Oriana Fallaci, ma questa ventenne in America è stata ed è realmente Oriana Fallaci. È una storia di emancipazione, di formazione allo stesso tempo, e quindi scegliere quel canale ci ha permesso di capire qual era, come mai aveva questa fretta di diventare. E poi era anche difficile capire cosa volesse diventare, perché erano talmente tante le cose che lei viveva per gradi, perché doveva viverle per gradi, come se fosse una recluta, di fatto. Sì. Prima fai in un giornale, credo, probabilmente ancora così, e lei cercava di superare queste tappe più velocemente dei suoi colleghi. Però di fondo c'era il sospetto che lei volesse fare lo scrittore, come lei chiamava a definirsi, perché sfidava i grandi scrittori di allora. Beh, sì, che il fatto che, cioè, comunque anche solo il punto di partenza di questa serie è una cosa quasi inaudita, che una donna, dunque una giovane donna nel 57 fosse da sola lontana da casa a fare la giornalista e non le bastava questo, voleva, come diceva Luca, bruciare le tappe, voleva scavalcare, voleva andare avanti, voleva arrivare a un modo di raccontare il mondo più avanzato di quello dei suoi colleghi. Tant'è che sull'aereo, con tutta la delegazione per andare negli Stati Uniti, si siede un giornalista accanto a lei e le chiede a lei chi è la segretaria, no? Perché all'epoca una donna che lavorava non si pensava potesse essere la giornalista. Questo lei lo faceva con grande serietà, però poi aveva questi piccoli aspetti di grande femminilità, come fare il piccolo punto, per esempio, che abbiamo anche quello raccontato nella serie, che appunto la rendono complessa e molto sfaccettata. Sì, tanti, ma quello che preferisco è che, appunto, da Lettere a un bambino mai nato, che è un libro chiaramente sconvolgente, in cui alla fine lei augura a questo bambino che non nascerà mai di nascere donna, femmina, perché quella che ha disubbidito a non cogliere la mela è stata Eva, e allora si augura che porti avanti questa virtù della disobbedienza.